Giocava con l'arte Pino Pascali e giocare con l'arte è la nuova proposta del Museo di Polignano a Mare, a lui intitolato, con la mostra Contaminazioni. Contaminazioni vuole infatti suggerire, senza pretese scientifiche ma per semplici accostamenti, gli influssi tra il lavoro di Pino Pascali e la produzione cinematografica degli anni 60. In mostra quindi non opere d'arte ma manifesti, locandine, spezzoni di film. Perché contaminazioni? Contaminazioni perché il linguaggio dell'arte e il linguaggio del cinema si contaminano, perché lavorano entrambi sull'immagine. In questa mostra noi cerchiamo di relazionare l'arte di Pino Pascali e l'arte cinematografica degli anni 60. Molte delle opere di Pascali si rifanno a cose viste a Polignano nei luoghi della sua giovinezza: il mare, la terra, l'acqua, il Mediterraneo. Altre, come le famose labbra rosse, sembrano ispirate dalla Lolita di Kubrick o da quelle della fuori misura Anita Ekberg nell'episodio di Boccaccio 70, Le tentazioni del dottor Antonio. Le infinite saghe di Tarzan, ma soprattutto le immagini dell'eterno primitivo fanciullo re della giungla africana, rimandano alle opere della natura reinventata, delle liane e delle trappole, del mito del buon selvaggio. Armi come gioco per Pascali, ironiche, divertenti, belle, proprio come quelle di 007, gadget glamour per sconfiggere i cattivi. Il gioco della mostra Contaminazioni, che resterà aperta fino al 18 novembre, consiste insomma nel provare ad entrare con passo leggero nel processo creativo dell'artista pugliese morto a Roma nel 1968, a immaginarsi l'inimmaginabile, il momento in cui il seme di un'idea si trasforma in opera. Perché è come se noi vogliamo forzare un po' la mano, no? E capire Pascali a Roma come si muoveva, che film andava a vedere, si muoveva in ambienti televisivi, tanto che veniva chiamato il cinematografaro, no? Quindi è come se noi volessimo entrare un po' nella genesi dell'opera di Pascali.